procedere con a toccare il motore, svidiamo questa vite qua e togliamo dal polo negativo sempre il collegamento, lo stacchiamo noi, ok? Bon, lo stacchiamo e ovviamente lo mettiamo dentro, tipo in questo caso dentro un guanto, o lo copriamo con qualcosa e poi lo infiliamo da qualche parte in modo tale che questo sia isolato. Dopo andiamo a svitare questo tubo che è collegato col corpo farfallato. Ok, andiamo a svitare qui una vite, seconda vite della fascetta che c'era qua, e togliamo quel tubo in modo tale che da liberare il corpo farfallato. Poi facciamo la stessa cosa qua con quella fascetta qui. Arrivati a questo punto, cominciamo a svitare questo tubo qui, che è collegato poi col turbo compressore. Ok, lì sotto, se riesco vi faccio vedere, ok, svitiamo la guarnizione lì, poi stessa cosa con questo tubo qua, ok, che è collegato pure qui, e poi lì sotto, quindi svitiamo e poi procediamo con smontare il corpo farfallato. Adesso che abbiamo svitato i tubi, andiamo a togliere questa vite, questo bullone e questi quattro di bulloni. Ok, di viti, in modo tale che il corpo farfallato sia libero. Adesso procediamo con lo smontaggio di queste viti qua, che sono quelle attaccate alle GR. Questo tubo in pratica è attaccato alle GR. Ok, quindi smontiamo queste viti qua, sono 3 viti, 2, 3 e 1, 2, 3, in modo tale che questo tubo sia libero. E poi procederemo con lo smontaggio di altre cose, ok? Se ora procediamo con lo zoom, tiriamo fuori queste clip degli sopra gli ignitori, li sconnettiamo in poche parole. Poi andiamo a svitare queste due dadi, ok, li svitiamo, tiriamo dietro questi cavi, andiamo a smontare questo pezzo che è collegato con altri due cavi, in modo tale che questo tubo rimangano solo questi due tubi e il collettore, ok? Adesso io l'ho coperto con qualcosa, fatelo anche voi perché se entra qualcosa dentro sono cazzi, ok? E fate questo e poi ci becchiamo, ok? Dopo aver smontato il tutto, arriviamo a questo punto qui, andremo a svitare questi tubi qui, che sono i tubi del carburante, ok? Che io li ho già svitati, ok? E stessa cosa sotto, in modo tale da estrarli fuori e che ci rimanga solo il collettore, ok? Poi andremo a svitare le varie viti del collettore. Dopo aver svitato i tubi, questi tubi qui ragazzi, che erano montati qui, vi ricordo, ok? Arriveremo a questo punto. A questo punto ci toccherà smontare queste viti 1, 2, 3, 4 e altre 4 ce ne sono giù. Ce ne saranno 3 giù, poi ci sarà una vite qui e una vite qua sotto. Svitiamo quelle viti e si smonta il collettore, ok? Ragazzi, questo è il collettore. Come potete vedere l'ho pulito benissimo, ma proprio benissimo. Vedete che bello pulito. Sono venuto qua al lavaggio a pulirlo. Ci ho spruzzato un po' di lavacerchi e poi risciacquo. E come potete vedere il risultato è proprio ottimo, davvero. L'ho pulito, sembra quasi nuovo, sinceramente. E mi raccomando, pulitelo bene questo pezzo, che è la cosa principale. E adesso procediamo col montaggio del collettore, della guarnizione, vari tubi e il resto, ok? Ragazzi, adesso abbiamo già montato il collettore di aspirazione mettendo le varie viti. Procederemo adesso con il montaggio dei tubi e poi con il resto. Raga, io ho già montato i tubi, ok? Adesso procedo con il montaggio dell'altra roba, quindi del tubo che va qua e il corpo farfallato eccetera. Dopo aver collegato il tutto, ragazzi, cosa facciamo? I tubi da sopra non li stringiamo, da sotto sì, da sopra no. Stessa cosa per i connettori, non li mettiamo, non mettiamo neanche la vite che tiene fermo questo pezzo, ok? E non colleghiamo il tubo che collega l'intercooler al corpo farfallato, ma colleghiamo invece la batteria. Adesso cosa facciamo? Siccome vi ho detto di svitare i tubi per fare lo spurgo, adesso noi to ci tocca fare lo spurgo. Per fare lo spurgo, cosa facciamo con tutti e quattro i tubi? Li mettiamo, ok? Stringiamo poco, non troppo, ma proprio due o tre giri facciamo. Diamo un'accensione, ok? Diamo l'accensione in modo tale che da qui nell'impianto, ok?
perché adesso c'è l'aria, esca fuori l'aria, venga il carburante, ok, facendo fuori uscire le bollicine da qua, quindi esce fuori l'aria ed la macchina non farà fatica a partire, così si farà lo spurgo, ok? Io vi faccio vedere come avviene lo spurgo. Qui, come vedete, è svitato, vi ho detto di fare 2-3 giri, adesso gli faccio fare, gli do l'accensione. Vedete? Cominciato a venire il carburante. Bon. Adesso cosa faccio? Lo stringo un po', ok? Gli faccio fare un'altra accensione. Ok. E gli andiamo a stringere questi tubi. Ok, li andiamo a stringere con la chiave che è 17, ok? Dopo aver fatto lo spurgo, come vi ho detto, con i 4 tubi, ripetendo lo stesso passaggio, cosa facciamo? Andiamo a collegare i connettori, ok? Colleghiamo i connettori. Quindi 1, 2, 3, 4. Andiamo a mettere le due viti per fermare questo pezzo e se nel caso in cui la macchina non partisce, da qui gli diamo uno starter, ok, che ci aiuterà a far partire il motore, ok? Ciao. Ragazzi, come potete vedere, ho collegato tutto, ho fatto lo spurgo ai tubi e adesso proviamo a accendere la macchina, ok? Come vedete è partita al primo colpo la macchina, ok? Il tubo qua non l'avevo collegato, nel caso in cui facesse fatica gli date uno spruzzo dello starter, ok? Gli date uno spruzzo e partirà la macchina. Poi vi faccio vedere un'altra cosa, ok? Cioè, molti mi dicono che ci sono gli errori eccetera, come vedete qua nel quadro non mi risulta nessun tipo di errore ed è partita in un colpo la macchina. Nel caso in cui voi avete degli errori o qualcosa, andate da un meccanico, ok? Vi fate fare la diagnosi all'auto e sicuramente è meglio portarla dopo aver fatto queste operazioni da un meccanico, fate fare la diagnosi e eliminare i vari errori se li vedete, ok? Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e commentate il video.